Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Io sto bene. Oggi è venerdì 5 novembre. Sono in macchina, ma sono già arrivato a destinazione. Mi trovo all'interno della campagna romana e oggi vi porto con me alla scoperta di un animale sicuramente molto affascinante e che ha catturato i cuori di tantissime persone. Se vi è capitato di incontrarla, sicuramente sarete rimasti colpiti dalla sua grazia e dalla sua bellezza. Sto parlando della volpe. Inoltre, se da bambini eravate dei grandi appassionati di cartoni animati come me, sicuramente avrete visto Red e Tobi, la grande amicizia tra un cucciolo di cane di Segugio e un cucciolo di volpe. Se non l'avete visto, purtroppo non sono ben accette le persone che non hanno visto nessun cartone da piccoli, perché quello è uno dei più famosi, Però vabbè, dai, ci passerò sopra. Andiamo, vi porto con me alla ricerca di questo stupendo animale. Queste sono le fatte di volpe, sono come quelle di un canide di piccole dimensioni, ma la particolarità è che dentro si possono distinguere i resti di quello che ha mangiato, in questo caso delle bacche. Questa è veramente fresca. Le feci di solito vengono rilasciate dagli animali in punti fondamentali per marcare la propria presenza all'interno del proprio territorio. Spesso può capitare di ritrovarle proprio al centro dei sentieri, come è capitato in questo caso, o di solito si trovano in punti sopraelevati rispetto al terreno, in modo tale che possano risaltare maggiormente. Il cibo di cui si nutrono le volpi è tanto variegato quanto l'habitat che ormai abitano. Infatti possiamo trovare questi animali ormai in collina, in montagna e soprattutto in città. E proprio per questo, alla loro dieta, fatta generalmente di insetti, frutti, rettili, piccoli anfibi, si può aggiungere una buona componente di rifiuti di origine antropica. Inoltre un altro problema è quello di chi volontariamente dà da mangiare alle volpi. Quando vedete una volpe, evitate magari di dargli da mangiare crackers, pizza, croccantini e roba varia, perché in questo modo non solo la danneggiate, ma danneggiate anche il suo comportamento, modificandolo. Questo la renderà molto più incline ad avvicinarsi agli esseri umani rispetto a fuggirli, e questo può portare anche a situazioni spiacevoli. Ah, sono un po' sudato, ho fatto questa scarpinata per farvi vedere una cosa. Questo è quello che sembra a tutti gli effetti l'ingresso di una vecchia tana di volpe, ormai inabitata. Sicuramente tutti avete sentito parlare della scaltrezza delle volpi, che è l'aggettivo più usato in correlazione con questo animale. Un esempio di questa scaltrezza potrebbe essere proprio questo delle tane. Solitamente, infatti, le tane delle volpi hanno due o più entrate e vengono utilizzate a seconda della necessità. Ad esempio, se c'è pericolo, magari all'entrata di una tana, usano l'uscita di sicurezza. I cuccioli restano in tana finché non sono abbastanza grandi per poter uscire e giocare fuori. Ragazzi, ovviamente io sono arrivato così vicino a una tana perché è abbandonata, perché non c'è nessun animale dentro. Direi che per adesso ho parlato abbastanza, anzi anche troppo. So quello che vi piace vedere sono le immagini. Quindi adesso, siccome volpi ancora non ne abbiamo viste, andiamo a fare un appostamento. We'll be right back.
momento di andare via e mi allontano anche perché ormai sta diventando troppo buio per riuscire a fotografare qualcosa. Mi godo quest'ultima pochissima luce e vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di passare dal mio profilo Instagram Filippo Parentela PH, vi lascio il link in descrizione. E niente, io vi auguro tante care cose e vi saluto. Alla prossima avventura, ragazzi!